Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo. Ora, Spirito Santo, tu che sei uno con il Padre e il Figlio, vieni senza indugio nel nostro cuore. Tutto in noi canti la tua lode. L'amore divampi come fuoco e il suo calore infiammi coloro che ci stanno accanto. Ti preghiamo, fa che attraverso di te conosciamo il Padre e con lui vediamo il Figlio, e che in ogni tempo crediamo in te che sei il respiro della loro comunione. Il silenzio nella preghiera. Il silenzio è il momento dell'amore intenso, è il tempo della contemplazione. Quando di fronte alla persona amata le parole non bastano più, allora restiamo in silenzio a contemplare. Voi genitori, ricorderete quante volte siete rimasti in silenzio a guardare il vostro bambino che dormiva e vi siete sentiti pieni di tenerezza, di gratitudine. Il silenzio ci permette di sentirci contemplati. Pregare non è dire tante cose a Dio, perché allora il centro sono ancora io che parlo a Lui. Pregare è permettere a Dio di contemplarci, di gioire. Pregare è sentire su di noi i Suoi occhi, il cuore, l'abbraccio del Signore. Perciò io ti propongo, quando ti fermi a pregare, mettiti anzitutto in silenzio, mettiti comodo, rendi il tuo cuore accogliente. Ora il Signore sta contemplando anche te, anche me. È bello iniziare questo tempo di preghiera riconoscendo su di noi il suo sguardo, ascoltando il suo affetto, gustando la sua presenza. Lui per primo è lieto di questo tempo che stiamo vivendo insieme. In risposta alla contemplazione di Dio, anche il nostro sguardo si fa ammirato, i nostri occhi lo cercano, il tuo volto, Signore, io cerco. Il tuo cuore, Signore, io contemplo. Probabilmente ci sono altre persone accanto a te. Sono persone care, sono fratelli, sorelle che il Signore ama, così come ama te. Anche loro porta in cuore davanti a Lui. Accompagna nell'abbraccio di Dio anche tutti coloro che oggi hanno riempito la tua casa, la strada, le scuole, i posti di lavoro del tuo paese. Nel silenzio portali al Signore. Concludiamo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.